Sotto la guida delle sette stelle, che si susseguono nella volta celeste, è stato tramandato di generazione in generazione, per 1800 anni, l'Hokuto Shinken. Un campo arcano e micidiale, che mediante la concentrazione della propria energia nei colpi e la pressione dei punti segreti presenti nel sistema circolatorio nemico, è in grado di distruggere il corpo di questi dall'interno. A causa del potere distruttivo di quest'arte marziale, il compito di custodirla è sempre stato affidato ad un unico successore, attraverso la trasmissione in linea di discendenza diretta da padre in figlio. Tuttavia, poiché Ryuken, il penultimo successore, non ricevette dal cielo la benedizione di un erede, decise di adottare tre bambini. Dimmi, Raul, che cosa hai intenzione di fare? Desideri davvero che quel ragazzo diventi più forte? Oppure ti è già di ostacolo? Se fallirà la prova, non potrò fargli lasciare vivo questo salone. È la regola. È la sfida contro 10 guerrieri di Nanto. Per voi praticanti dell'Hokuto Shinken non è prevista alcuna eccezione. Ne sono consapevole. Sei ammirato dal talento di Kenshiro. Souther, taci e osserva. Hai sentito, Shu? Le cose si fanno interessanti. Dove diavolo stai guardando? Il tuo avversario sono io! Ti stai forse proponendo per fargli da avversario? Ha sentito e sostenuto l'energia spirituale che gli ho inviato. Non posso tirarmi indietro. Sono io il decimo e ultimo avversario da affrontare. Fatti sotto! Il decimo avversario è stato troppo per lui. È inutile parlarne. Grazie, sono felice che il mio ultimo avversario sia stato tu. Lo sconfitto della scuola avversaria non può andarsene vivo da qui. Finiscilo! Aspettate! Adesso sono io il vostro avversario. Oh, ecco il secondogenito di Hokuto. Toki, ti avverto, se ti opporrai, pagherai anche tu con la vita. Come preferisci, sempre che tu riesca a battermi. Non ti lascerò uccidere questo ragazzo. Hai intenzione di opporti alla legge di Nanto? In lui sono celate possibilità che rifulgono in modo più intenso e violento che in chiunque altro. Shu! Anche se si tratta di te, non ti permetto simili libertà! Non ti chiedo di graziarlo senza offrire nulla. In cambio... ti faccio dono della mia luce. Credo tu non abbia altro da obiettare. Avevo dimenticato che quell'uomo è governato dalla stella della benevolenza.
Piuttosto, il moccioso è riuscito a risvegliare il destino dell'astro che era celato nell'animo di Shu. Che diavolo è quel ragazzo? Il tempo trascorse. Grazie ai tre fratelli, Raul, Toki e Kenshiro, diventati uomini d'arme di pari abilità, la storia lunga 1800 anni della divina scuola di Okuto si apprestava a vivere la sua epoca d'oro. Però, parallelamente a questo, ebbe inizio la tragedia. Di nuovo, i tempi avevano iniziato a mostrare i segni di un'acuta tensione. E dimentichi del passato, che aveva seppellito numerose civiltà, i popoli stavano per entrare ancora una volta in un'epoca di guerre. I violenti scontri tra etnie e religioni, le ambizioni di supremazia delle grandi superpotenze e la follia senza fine dell'umanità in una reazione a catena finirono per condurre il mondo verso la distruzione totale. I mari si prosciugarono, la terra si squarciò, ogni forma di vita sembrava ormai scomparsa. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Tutte le civiltà crollarono e la violenza prese nuovamente a dominare il mondo. Precipitati negli inferi, i deboli e gli indifesi non poterono far altro che continuare a pregare e supplicare per la venuta di un salvatore. Pregare e supplicare. Così, un giorno, anche i tre uomini impossibilitati ad opporsi al destino che li voleva avversari, guidati dalle stelle dell'Orsa Maggiore, ancor più brillanti in un'epoca in tumulto, si incamminarono sulla via che li avrebbe riuniti. Kenshiro, divenuto il successore, venne costretto a far fronte ad innumerevoli tristezze. Fu però in grado di trasformarle in forza, e queste lo resero l'uomo ideale per ricoprire il ruolo di successore della divina scuola di Okuto. Toki, dopo essersi esposto alle ceneri mortali, spese la vita rimastagli utilizzando l'Okuto Shinken per curare le persone più bisognose. Raul, che ormai era chiamato il terrificante re di Okuto, grazie all'uso della forza diventò il dominatore di quel mondo devastato. Trascorse i suoi giorni fra uccisioni e massacri, e il momento in cui avrebbe portato a termine il suo sogno di conquista si faceva di attimo in attimo sempre più vicino. Di darci il bambino, pensaci tu. Sì. Ammazzalo! Hai ragione. Ha proprio molta voglia di morire. Che male, che male! Che capo! Ehi, guardatela! Ritiriamoci! Sono gli scagliati di Toki! Sei fortunato, sai. Tu invece non lo sei abbastanza. Perché tu ormai sei già morto. Che stai blaterando? Ti sta dando di volta il cervello? Eh? Capo, sbrigati! Ken! Che stai facendo? Scompari all'improvviso e poi eccoti qui. Accidenti, che moccioso sudicio. Kaito! Bart, sei veramente tu. Il villaggio. Aiutaci, il villaggio. Avanti, signore. Per favore, non vede che la sto supplicando? Che vi costa allungare leggermente il percorso? Il problema non è curare questo bambino, ma trovare il tempo per fare una deviazione e poter passare dal tuo villaggio. Tutta la gente malata necessita al più presto delle cure mediche di Toki. Sì, questo lo capisco, però il mio villaggio è stato... Il mio villaggio è stato... Ehi, Ken, dove stai andando? Pensate voi a portare i malati al cospetto di Toki. Aspetta, ti farò da guida lungo la strada. Vengo con voi. Che palle, il sacro imperatore ci avrebbe ricompensato a dovere per quel moccioso. A quest'ora staremmo mangiando tonnellate di cose squisite e bevendo alcolici. Ehi, capo, ma come ti sei messo a parlare? Non so, è da prima che non riesco a chiudere bene la mandibola.
Spesso venivo qui a giocare a nascondino. È rimasto tutto come allora. Come mai te ne sei andato di casa? Mi sembra ovvio. Non potevo restare in un posto così triste. È pur sempre il luogo in cui sei nato. Che ti prende? Dovresti essere contento di avere ancora un posto in cui ritornare. Ora capisco. Il tuo villaggio è stato... Aspettatemi qui. Ti supplico, abbi pietà! Non uccidermi! È questo il vero delinquente. È stata quella persona a salvarci da lui e dalla sua banda. Aspetta! Bart! Dannata vecchiaccia! Pensavo fossi crepata già da un bel pezzo! Che faccia tosta, tornare qui come se niente fosse. Vedo che state tutti bene. Su, su. Mi prudono le mani. L'esercito del Re Yokuto non mi fa paura. Guarda laggiù, è incredibile. Sono tantissimi. Saranno circa il doppio delle nostre armate. Dobbiamo scappare. Hai ragione. Combattere contro tutti quegli uomini equivale ad una condanna a morte. Re Yokuto! Il re degli inferi vuole scagliare su di noi tutti i suoi uomini per l'attacco decisivo. Nonostante l'apparenza, si tratta di finti eroi facilmente eliminabili. Piuttosto, Soga, Sauzer si è già mosso. Al momento nessun gesto rilevante. Non ci dobbiamo distrarre. Quell'uomo ambizioso si è proclamato sacro imperatore e aspetta l'occasione per assurgere al potere. Presto o tardi dovrò prendere la sua testa o il mio sogno di dominio sarà in pericolo. Ai tuoi ordini. Battere l'esercito del re degli inferi rappresenterà la conquista della supremazia che abbiamo sempre sognato. Se in questo scontro io, Soga, non riuscissi a imprimermi negli occhi la tua figura di valoroso guerriero, avrei perso inutilmente la gamba destra sul campo di battaglia. Che cosa vai blaterando? Il re degli inferi governa sui morti e noi affronteremo uno sciocco che dice di essere il re dei morti e il re di nessuno. Nulla a che vedere con l'essere un valoroso. Ascoltatemi bene! Che tutti gli uomini deboli e impauriti dal nemico si facciano avanti! Io, re di Yokuto, darò loro morte immediata! A permettere ad un nuovo ordine di vedere la luce in queste terre ormai in totale balia del caos sarà soltanto la forza contenuta in questo pugno. Una forza riconosciutami dai cieli, che indicano come nobile causa la nostra supremazia assoluta! Eccellente! Reina, comandante della mia guardia personale, hai attaccato incurante di questo precipizio. Sento il mio sangue ribollire. Sbrigati, Re Nero, andiamo anche noi due. Bah, ma come si fa a mangiare roba simile? Non preoccuparti delle sue chiacchiere. Mangia prima che si raffreddi. Ti occupi da sola di tutti questi bambini? La gente del villaggio mi dà sempre una mano. I loro genitori sono stati uccisi o li hanno abbandonati considerandoli un fardello. Incluso lo stupido che è appena uscito. Li nutro come fossero figli miei. Altro che sacro imperatore Sauzer. Ha detto che avrebbe usato i bambini puri per la costruzione della sua tomba e li sta facendo lavorare come bestie da soma. È per questo motivo che fa rapire i bambini. Ormai quelle miserabili iene che portano via i più piccoli brulicano dappertutto. Consegnare i bambini all'esercito del sacro imperatore fa ottenere in cambio una lauta ricompensa. Non è più una stranezza imbattersi in città del tutto prive di giovani. E la causa di tanta depravazione è solo quel demone.
Sauzer. Ken, lo conosci? Come se non bastasse, sembra che a sud l'esercito del re Diocuto abbia iniziato a combattere. Per quanto tempo ancora dovremmo vivere nel terrore? Sauzer e Raoul. Che diavolo vogliono quei maledetti? Accidenti. Non sei certo l'unico ad essere arrabbiato, chiaro? Sbrigati! Guarda che ti lascio indietro! Degli inferi, la tua resistenza è inutile. Mi basta ucciderti ora per fermare subito le ostilità. Fermati, Reina. Non è necessario che tu ti intrometta. Raoul, smettila, non immischiarti ancora. È una donna. Re degli inferi, in guardia! Sei solamente un essere umano, non puoi distruggere l'acciaio! Re degli inferi, visto che lo desideravi tanto, potrei andare nel regno dei morti. Che cosa? Io non sono ancora... Reina, fai immediatamente ritorno al castello insieme a tuo fratello maggiore Soga. Agli ordini. Raoul, Reina, in questi occhi sono impresse le immagini che ho di voi, valorosi guerrieri. È davvero un peccato che anche Toki e Kenshiro non siano presenti. Con loro aiuto la conquista del potere assoluto sarebbe stata più facile. Ultimamente i soldati battono la fiacca. Siamo prossimi alla vittoria, tale comportamento non è ammissibile. Raoul ha un piano. Di che parli? Non preoccuparti, hai ancora fede in lui, vero? Hai sempre riposto la massima fiducia in Raoul. Grande Soga, tutti i preparativi sono stati ultimati. Capirai dopo aver visto. Presto, Yo, fa da guida a tutti gli invitati. Sarà fatto. Per te, in qualità di fratello maggiore. Soga. Battere il re degli inferi è stato facile. Al fine di celebrare un'eccellente vittoria, io, Soga, ho preparato per l'occasione un avvenimento speciale. Ha detto proprio avvenimento speciale, un uomo inflessibile come Soga. Se non sbaglio, in passato è già accaduto qualcosa di simile. Però quella volta parlò di un esame pratico di test e poi mostrò i capi mozzati degli appartenenti al clan dell'avversario. Io non ci avrei mai pensato. Piuttosto spero che si decidano in fretta a congedarci. Le mie donne mi staranno già aspettando con molta trepidazione. Sono d'accordo. Se mi mostrassero delle teste mozzate, perderei tutta la voglia di farmele. Uomini dalle ambizioni limitate. Senza una forte brama non si può governare questo mondo. Quando l'uomo è debole, il potere si allontana. Basta, Soga. Festeggeremo dopo aver ottenuto il potere assoluto. Sono ben accette solo teste nemiche mozzate. Non prendertela. Ti chiedo soltanto di farmi l'onore di guardare. Oh. Stasera una danzatrice della terra degli Shura
Ci mostrerà la danza tipica di quel lontano paese. È nella terra degli Shura che sia io che il re di Okuto siamo nati e cresciuti. Vivo nei tuoi ricordi, questo ballo saprà di certo dare sollievo al tuo animo. La terra degli Shura, bene. Danza, che parta la musica! Rispondi, che cosa diavolo stai tramando? Hai cercato di attentare alla mia vita? No, questo è un malinteso. È vero, ho commesso una disattenzione. Ma è possibile che tu non riesca più a fidarti di me, Raul? Anzi, grande re di Okuto. Non posso perdonare la minima disattenzione. Ad un passo dalla vittoria, questa condotta è un disonore. Aspetta, Raul! I nemici più grandi per la conquista del potere sono l'ozio e la negligenza. La tua colpa merita la pena capitale. Soga! Un suddito fedele come il grande Soga è un demone. Il re di Okuto è un demone. Ucciso per una distrazione. Non ci si può opporre al re di Okuto. Sai, Raul, io avrei voluto ammirare la tua vittoria con i miei occhi. Vedere il tuo trionfo. Ascoltami, Reina. Considerando l'ottimo lavoro da te svolto, potrai dare degna sepoltura a tuo fratello. A patto che tu lo faccia da sola. E Raul. Perché? Che cosa sei venuto a fare? Avrei dovuto onorare degnamente mio fratello da sola. Perché? Era davvero necessario punire con la morte mio fratello per non aver riconosciuto quel sicario. Allora avresti dovuto punire anche te stesso per l'eccessiva rilassatezza. Chi non è stato in grado di schivare le lame dell'avversario perché aveva gli occhi chiusi come se stesse dormendo, eri tu! Perché non mi rispondi, Raul? Quanto tempo è passato da quando siete arrivati dalla terra degli Shura? Non cambiare discorso. Io e mio fratello ti abbiamo seguito fin qui perché avevamo fiducia in te. Pensavamo che tu, che sei nativo della terra degli Shura, un giorno saresti riuscito a tornare per salvarla. Ne eravamo certi. Ci hai detto di pazientare fino alla conquista del potere assoluto. E mio fratello, credendo alle tue parole, ha dedicato la sua vita alla tua causa. Ho perduto mio fratello in battaglia. Soga non ha perso soltanto la gamba, ma i suoi sentimenti, le sue emozioni, tutto se stesso. A cosa è servito? È per questo motivo che sono venuto. Stai dicendo che hai ucciso mio fratello perché ti ha dominato un momento di rabbia? È per questo che sei venuto! Se vuoi trafiggermi, mira qui, al mio torace. Punta al cuore che il sicario ha cercato di colpire. Ah!
Fino a quando la mia conquista non sarà completa, non permetterò mai a nessuno di rubare questa vita. Anch'io ho sacrificato tutto me stesso. L'ho fatto per il potere che ho promesso di ottenere insieme a voi. Entra, la porta è aperta. Ho il compito di consegnarvi una lettera. Di che si tratta? Il grande Soga mi aveva chiesto di custodirla. Forse quando avrete finito di leggerla troverete sollievo al vostro dolore. Questa allevierà il mio dolore. Dovete sapere che l'attentato è stato organizzato direttamente da vostro fratello. Cosciente che il suo corpo era divorato da una malattia incurabile e non potendo restare al vostro fianco fino alla vittoria finale, ha voluto riportare la disciplina nell'esercito. Ora che lo scontro con le armate del Sacro Imperatore Sauzer si fa imminente, anche il re di Okuto, intuendo le intenzioni di Soga, ha dovuto prendere una decisione sofferta. Fratello mio. Vi prego, perdonatemi. Non sono riuscito né a fermare Soga né a parlarne con voi prima che attuasse il suo piano. Questo significa che la danzatrice che ho ucciso prima... Presumo che facesse parte del piano. In definitiva, Soga desiderava che per la conquista del potere da parte del re di Okuto si riunissero sotto la stessa bandiera i tre fratelli di Okuto. Re Nero, io ho perso per sempre un altro amico. Oh, Raul. Soga desiderava che per la conquista del potere da parte del re di Okuto si riunissero sotto la stessa bandiera i tre fratelli di Okuto. Se quell'uomo era Kenshiro, Toki non deve essere lontano. Guarda, guarda, quando meno ce l'aspettavamo. In una trappola per corvi è caduta un'elegante gru. Siete le truppe del Sacro Imperatore. Abbiamo trovato un ottimo regalo per il sommo Sauzer. Prendetela! Sì! C'è il rischio che tornino i rapitori di bambini. Sei davvero coraggiosa. Volevo aiutarla a trasportare l'acqua. Piuttosto, mi scuso per come Bart si è comportato ieri. Quello stupido testardo. Spero soltanto che non si riveli un peso morto. Sai, quel ragazzino se n'è andato dal villaggio pensando di fare il bene degli altri bambini. Era il più grande, fisicamente e di costituzione robusta, quindi pensò che andandosene gli altri bambini avrebbero avuto più cibo. Così ha diminuito di sua iniziativa le bocche da sfamare. Come hai visto, fa l'arrogante e parla sempre in modo sgarbato, ma nonostante le apparenze ha davvero un cuore d'oro. Vi prego, non abbandonatelo mai. Non si deve preoccupare, Bart è il mio più caro amico. Fa tenerezza quando si dà quelle arie da duro. Oh. Kaito! Kaito! Mamma! Kaito! Il villaggio di Toki! Il villaggio di... Esatto, il villaggio di Toki! Sono sicura che lui sarà in grado di curarla! Ci troviamo. A dopo le spiegazioni. Mi raccomando, non muoverti dal letto. Mm.
Presto, presto! Ma insomma, ti avevo detto di non muoverti dal letto. Se fai così, Toki si arrabbia. Reina, da quanto tempo? Toki! Lynn, per cortesia, puoi aiutarmi a tenere ferma Reina? Ti farà un po' male. Soga è morto. Mio fratello desiderava ardentemente che vi batteste fianco a fianco. Toki, voglio che tu ci conceda la tua forza. Io lo so bene. So bene che sei tu l'unica persona al mondo alla quale Raoul apre realmente il suo cuore. Se tu gli fossi accanto, sono certa che si sentirebbe invincibile. Ormai ho abbandonato da tempo la via della lotta. Fisicamente, ritengo di non potervi essere di alcun aiuto. Però dobbiamo raggiungere subito il potere assoluto e tu sei indispensabile. Il potere assoluto? E dimmi che senso avrebbe? Che senso avrebbe? Non desideri anche tu che ritorni la pace in questo mondo devastato? Conquistare il potere con la forza porterebbe a un primo momento di stabilità, ma si rivelerebbe una pace molto fragile. In un regime di terrore non può esistere vera pace. Anche se per mezzo della violenza, finché qualcuno non regolerà questo mondo con la creazione di un nuovo ordine, non vedremo mai la fine di queste guerre. Probabilmente quella persona non sarà Raoul. Se esistesse qualcuno in grado di guidare i popoli verso la pace, senza soggiogarli col terrore, ma semplicemente risvegliando i loro cuori, quell'uomo sarebbe il salvatore tanto atteso. Toki, tu sei malato. Forse un giorno capirai. Sono certo che Raoul ne sia già consapevole. Nel luogo in cui sono nata e cresciuta, ogni cosa è assoggettata alla forza e viene insegnato unicamente come uccidere il prossimo. È un posto in cui percepisci che non esiste altro modo per sopravvivere. Ma non posso smettere di sperare che un giorno vi si possa vivere in armonia come fate qui. Reina, il tuo ciondolo è davvero molto bello. Non credevo che sarebbe sopravvissuto assieme a me. È strano, ma restandoti vicino è come se riuscissi a dimenticare le numerose vite a cui io ho posto fine. Tuttavia non ho rimpianti. Questo è il cammino che io stessa ho deciso. Per tale ragione devo diventare molto più forte. Reina, sei proprio sicura di sentirti bene? Le ferite si sono rimarginate. Non ce la faccio più a stare qui senza far nulla. Toki. Quando il dolore sarà insopportabile, spalma un po' di questo unguento. Grazie. Continuerò a sperare che un giorno cambierai idea e ci concederai la tua forza unendoti a noi. Non ti impedirò di percorrere la via che hai scelto. Essa rappresenta anche il tuo destino. Tuttavia, lascia che ti dica solo una cosa. Al momento Raoul non è in grado di battere Sauzer. Sauzer nasconde un mistero legato alla sua stella, quella dell'imperatore. Se il suo segreto non verrà scoperto, nemmeno Raoul potrà... Per quale motivo riveli una cosa tanto importante proprio a me? Tu hai così a cuore il bene di Raoul che hai agito da sola senza pensare ai pericoli che avresti corso. È l'amore che provi per lui. Io ho solamente risposto a questo amore. Sei sacri guerrieri di Nanto, rimani un traditore che si oppone all'imperatore Sauzer! Prenderà la tua vita! Ah!
La sacra scuola di Nando. In un mondo in rovina, io, uno dei sacri guerrieri di Nanto, seguo il destino che la mia stella ha tracciato per me. Ormai la gente ha iniziato a chiamarmi il cieco generale combattente. Sei un uomo che insegue le proprie ambizioni in quest'epoca buia. Quando Nanto si dispera nel caos, Okuto fa la sua comparsa. A quanti mi si parano davanti intenzionati ad uccidermi, io rispondo con la forza dei miei colpi. Allora aspetto con ansia la tua risposta. Tecnica dell'airone bianco di Nanto. Mani dell'illusione. Quei movimenti. Non percepisco più la sua presenza. Grazie alla mia cecità non ho alcun timore di affrontare i tuoi colpi, maledetto. La paura rivela la presenza di qualcuno mostrando la giusta distanza per affondare il colpo mortale. Eccoti la quinta essenza dell'airone bianco di Nanto! Danza aerea dell'impeto! Sei la prima persona che riesce a fermare il mio attacco mortale. Però quanto a lungo riuscirai a sfuggirmi? Nessuno di voi sa perché Okuto Shinken venga trasmesso in linea di successione diretta in quanto Kenpo più potente. Ora ve ne darò dimostrazione. Ma quel colpo! Tu sai riprodurre le tecniche di Nanto! Assimilare il colpo dell'avversario come fosse tuo. Tecnica della divina scuola di Okuto, riflesso dello spirito. Cosa? Tu che sei cieco provi terrore per il rumore del suolo che si apre sotto di te. Non puoi più valutare la distanza dell'avversario. Sei veramente un illuso. Per quale motivo non mi hai inferto il colpo di grazia? Ti faccio io una domanda. Perché nei tuoi attacchi non c'è alcuna minaccia? Questo è degno di te, giovane Kenshiro. Perdonami, volevo conoscere a fondo la tua vera potenza. Io sono Shu, della Stella della Benevolenza. Ti stavo aspettando con ansia, Kenshiro. Aspettavo che arrivassi. Solo tu puoi battere il Sacro Imperatore. Tu, il successore della Divina Scuola di Okuto. Mi ricordo di te. È passato molto tempo, vero Kenshiro? Non ti chiedo di graziarlo senza offrire nulla. In cambio... ti faccio dono della mia luce. Quella volta hai sacrificato la vista per salvarmi la vita. Sono felice di sapere che non mi ero sbagliato. Tu hai cominciato a brillare molto più intensamente della luce che i miei occhi hanno perduto quel giorno. Non devi essere dispiaciuto per me. Anche se ho perso l'uso della vista, il mio cuore si è aperto. È la stella della benevolenza. Il suo destino è vivere continuando a sperare nel futuro. Avete fatto di questo posto il vostro rifugio? Sembrate proprio dei topi di fogna. Questi bambini... Esatto. Sono loro la ragione per cui combatto. Non permetterò ad alcuno di sottrarre a questi bambini la debole luce che ha appena iniziato a risplendere in loro. Shu. Io e Sauzer siamo due dei sei sacri guerrieri di Nanto. Però Sauzer è governato dalla stella polare.
Non ha né consanguinei né amici né misericordia. Fin dal giorno della sua nascita è stato accompagnato soltanto dalla stella dell'imperatore. Stella dell'imperatore? La tecnica della Fenice di Nanto come locuto Shinken è trasmessa esclusivamente da padre in figlio. La sua potenza è tale che le rimanenti 5 stelle ne risultano completamente annichilite. Se non mi fossi opposto a lui organizzando un gruppo di resistenza, non sarei mai riuscito a proteggere quei bambini. Signor Shu, ecco, servitevi pure. Oh, che fame, finalmente posso mettere un po' di cibo sotto i denti. E tu hai mangiato qualcosa, Ryo? Certamente. Non devi dire le bugie. Anche se non vedo, riesco comunque a capire i tuoi sentimenti. Dividi il cibo con gli altri bambini. Però, signor Shu, lei e tutti gli altri adulti è già da un po' che non mangiate niente. Non è necessario che ti preoccupi. Ma... Grazie mille, signor Shu! Ehi, siamo tornati! Bambini, guardate che cosa vi abbiamo portato! Abbiamo trovato tutte queste provviste dopo l'assalto alle truppe dell'imperatore. Avanti, Ryo, mangialo pure! Evviva! Finalmente mi riempirò la pancia! Ce n'è per tutti, non spingete! Signor Shu, prego. Grazie. Fermi, non mangiate quel pane! È stato avvelenato! Ryo! Sputa! Sputalo subito! Troppo tardi. Papà, mi fa male. Ryo! 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 Ti prego, perdonami. Avrei dovuto ispezionare il cibo, è soltanto colpa mia. Ken, sono questi i metodi di Salzer. Anche se i miei occhi hanno perso per sempre la luce, le lacrime vi sgorgano senza fine. È imperdonabile. Finché Salzer non verrà sconfitto, tragedie come questa continueranno a ripetersi per sempre. Proprio come dicevi tu poco fa, la spazzatura va disinfettata. Oh, vedo che sei diventato grande, moccioso. È arrivato il momento di porre fine alla tua grandiosa marcia. A quanto pare sei anche in grado di fare lo spaccone, vero moccioso? Sembra che in te si siano risvegliate le doti che affascinarono Raul. Ma credi realmente di potermi sconfiggere? Sacro imperatore, non è necessario che vi sporchiate le mani con lui. Successore della divina scuola di Okuto, sei il sacrificio ideale per il mio mausoleo a forma di croce. Su, moccioso, fatti sotto quando preferisci. Non prendi posizioni di guardia? No, la Fenice di Nanto non ha posizioni di guardia. Le guardie sono stupidi catta di difesa e nella mia tecnica c'è solo l'avanzata schiacciante. Che incredibile velocità. Davanti alla mia tecnica i tuoi movimenti sono così lenti che sembri fermo. Staremo a vedere. Ormai la tua tecnica per me non ha più segreti. Dici che non ha più segreti? Come preferisci. Allora difenditi dal colpo a croce della stella polare. Tra tutti i punti di pressione del corpo umano ho colpito quello dalla maggior forza distruttiva. Ascoltami, Sauser. La tua vita avrà termine fra soltanto 3 secondi. Soltanto 3 secondi? 1, 2, 3. Cosa? No, questo non è possibile. Ero certo di aver colpito il punto di pressione.
reazione. Sul mio corpo lo Kutoshin che non ha alcun effetto! Io sono l'imperatore, ogni cosa mi rende diverso da voi. Dio mi ha addirittura fatto dono di un corpo praticamente immortale. Uria! Il sacro imperatore! Velocità d'esecuzione e precisione nel colpire i punti di pressione. È degno del successore. Sul piano tecnico la vittoria è tua, però non puoi nulla contro il destino di imperatore che mi appartiene! Così neppure Kenshiro è stato in grado di capire il segreto di Sauzer. Però, Suga, farò in modo che la tua morte non sia stata del tutto vana. Cibo pessimo. Puoi morire di fame, ma l'imperatore non morirà. Morirete tutti, ma l'imperatore non morirà mai. È questa la differenza tra voi e un prescelto. Avanti, raccogliete tutto. Sono venuto a liberarti. Devi fidarti, mi chiamo Shiba. Sono il figlio di Shu. Shiba. Perché lo fai? Mio padre non ha mai smesso di ripetermelo. In questo mondo c'è soltanto un uomo in grado di battere Sauzer. E quell'uomo risponde al nome di Kenshiro. Significa salvare la tua vita. Allora non ho rimpianti. Cosa vuoi fare? Io li distrarrò facendo da esca. Non fare sciocchezze. Scusa, Kenshiro. Ma il mio è un addio. Aspetta. Fermati. Shiba! Shiba! Ragazzino, dici subito dove hai nascosto quell'uomo! Ti permetto di morire qui. L'unica cosa che ti abbatterà sarà il pugno che io scaglierò contro di te.
come sospettavo. Raul, pur nascondendolo, tieni a Kenshiro. Ken! Ken, non muoverti, sei ferito. Siete stati voi a medicarmi? Chi è stato? Accanto a te abbiamo visto le impronte di enormi zoccoli. Forse qualcuno a cavallo. Povero ragazzo! Non siamo riusciti ad estrarre il corpo di Shiba dalle macerie. Shiba? Shu. Non dovresti alzarti. Ti prego, cerca di non fare sforzi eccessivi. Shu, io ti chiedo perdono. Non trovo le parole per esprimere il mio dolore. Onora la sua impresa, dunque. Fino a qualche minuto fa anch'io stavo lodando mio figlio per le sue eroiche gesta. Anche il suo destino era retto dalla stella della benevolenza. Non posso che andare orgoglioso delle azioni di mio figlio Shiba. Shu... Sembra che le medicine abbiano fatto effetto. Adesso dorme profondamente. Sono sollevato. È probabile che da domani sarà in grado di muoversi. Signor Shu, è terribile! L'esercito del Sacro Imperatore ci attacca! E così sono riusciti a trovarci alla fine. Ken, svegliati subito. Siamo in pericolo. Ora, Bart, devi farmi un favore. Quando Ken si sveglierà, riferiscigli che il suo pugno potrà mettere fine alle sofferenze dei bambini che vivono in questa sfortunata epoca. Lo farò. Ken, ora che sei adulto, avrei voluto vedere il tuo volto anche solo per un istante. Se il mio corpo morirà in questa battaglia, diventerò una stella di Nanto e insieme a mio figlio veglierò sempre su di te. Addio. Piagnucolare, datevi una mossa! No, no, il mio bambino, lasciatelo stare! Se vuoi salvare la sua vita, dovrai fare quello che... È arrivato il signor Shu! Finalmente esci allo scoperto, capo dei topi di fogna. Anche se non sono in grado di sconfiggerti, diventerò un demone e continuerò a lottare finché mi resterà un alito di vita! E sia dunque, vedrò con i miei occhi la fine dell'airone bianco di Nanto. Su, avanti. Prova a colpirmi un'altra volta. Io non opporrò resistenza. Cosa? Ma levami una curiosità. Sei disposto a non curarti della vita di quelle donne? Uccidermi è il tuo più grande desiderio, vero? Quale incredibile opportunità per riuscirci, non credi? Non credi, vero? Chi non è in grado di vivere per se stesso non merita affatto la vita. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Ti ho reciso i tendini delle gambe. Non userai più la tecnica dell'airone bianco. Oh, ben misera cosa, se significa salvare la vita di tutte quelle persone. Adesso massacrateli tutti. Aspetta, non era questa la tua promessa? Ricordati la tua promessa! Non permetto neppure agli insetti di ribellarsi a me. A chi non mi ubbidisce non può che aspettare la morte. Se vuoi salvare la vita di quei miserabili, in cambio pretendo la tua. Che stella triste, quella della benevolenza. Sacrificarsi per gli altri con l'incertezza di averlo fatto è invano! Vigliacco! Ti ho riservato la morte che più si addice a un debole come te. Portatelo via! Kenshiro, ascoltami. Ascolta il grido della mia anima. Kenshiro! Su, correte! Forse raggiungeremo Kenshiro! Papà! Una via di fuga in un posto simile. Che ne facciamo dei mocciosi? Sono una seccatura, meglio farli fuori. Ma cosa? Ma che schifo, smettila! Shu, Shu mi sta chiamando. Yuasha! Hai adesso, raga, oggi te culo. Yuasha! Ora no, muneni, oggi te culo. Yuasha! Hai degli anni, è merito di Shu. Ha scosso Ken fino a risvegliarlo. Nessuno può fermare Ken nello stato in cui si trova adesso. Ironia della sorte, Shu. Tu che per primo hai osato levare le tue bandiere contro di me, sarai l'uomo che completerà il monumento per il Sacro Imperatore. Avanti, dirigiti fino in cima al mio mausoleo, il luogo che rappresenta la Sacra Scuola di Nanto e l'Imperatore della Stella Polare. Deporrai lì quella pietra. Grande Re Diokuto, Shu della truppa anti-imperialista verrà giustiziato da Sauzer. Per andare in suo aiuto, Kenshiro si è diretto da solo alla volta del mausoleo del Sacro Imperatore. Che razza di stupido. Senza prima aver compreso il suo segreto, neppure Kenshiro potrà sconfiggere Sauzer. E si sta recando da lui privo di scorta. Toki, come sei arrivato fin qui? Per noi dell'Okuto una fortezza non è un luogo inaccessibile. Che diavolo sei venuto a fare? Vai ad aiutare Kenshiro. Non posso farlo. Anche se l'avversario da battere è lo stesso, le nostre strade non sono ancora destinate ad incrociarsi. Comunque non credo che lui desideri il mio aiuto. Inoltre il mistero di Sauzer non è stato svelato. Io so in cosa consiste il segreto di Sauzer. Che cosa? Allora anche Kenshiro ne sarà al corrente? No, lui ha rifiutato di esserne messo a parte. Che stolto. Perché ha rifiutato? Ha detto che ti avrebbe sfidato su quanto tu stesso temevi. In altre parole, l'ha fatto per superare te. Intende superare me? È diventato il successore della divina scuola di Okuto. E ora si sente in dovere di superare te, che sei suo fratello maggiore. Re di Okuto, la signorina Reina è partita alla guida di soldati della guardia personale per andare a salvare Kenshiro. Annuncia a tutto l'esercito che è infine giunto il momento della resa dei conti tra noi e Sauzer. Agli ordini. Aspetta, Rao.
Toki, stammi bene a sentire. Non ho intenzione di farlo né per Kenshiro né per Reina. Ho un obbligo morale nei confronti di Shu. Se verrà giustiziato, io dovrò assisterlo e vegliare su di lui fino a quando non sarà morto. Ti devo un favore dalla sfida contro 10 guerrieri di Nant. Un favore? Il giorno del combattimento. Ero determinato a salvare Kenshiro anche a costo di morire. Quindi è grazie a Shu se sono ancora vivo. Finalmente ho l'occasione di estirpare alle radici quei miserabili di Nant! Più ne uccidi e più ne arrivano. Sembrano dei lori di vermi. Scappa, Bart. Vattene via subito. Io proseguirò da solo. No, questo te lo puoi scordare. Io ti seguirò fino all'inferno. Prendi questo cavallo e vai al mausoleo dell'imperatore. Sei tu che l'altro giorno hai... Lascia che qui me ne occupi io, voi proseguite. Non capisco! Perché Reina ha agito in questo modo per Kenshiro? Non l'ha fatto per Kenshiro, l'ha fatto per te! Che cosa? Reina ha capito quali sono i tuoi veri sentimenti verso Kenshiro. È stato l'amore per te a spingerla a questo. Ecco il nucleo principale dell'esercito dell'imperatore. Comandante, lassù! Raul! Soldati! Noi della guardia personale mostreremo al Regno Kuto tutto il nostro coraggio! Carica! Non è da te. Un'imprudenza imperdonabile. Raul, sei arrivato. No. Apri gli occhi. Raul, a quanto pare è giunto il momento di dirci addio. Vuoi morire per un paio di frecce? Comunque, io non ho rimpianti. I bambini hanno diritto a un futuro. Anche quelli della nostra patria. Anche tutti i bambini della terra degli Shura. Tieni il ciondolo della nostra promessa. Adesso io sarò per sempre. Sarò per sempre al tuo fianco. Questi soldati bastardi rimanga in vita! La pietra rappresenta il completamento del mio mausoleo. Non devi mai farla cadere, altrimenti questi piccoli ostaggi pagheranno con il sangue. Non dovete preoccuparvi di niente. Questa pietra è molto leggera.
leggera se paragonata alle vostre vite innocenti. Il mio soffio vitale potrebbe estinguersi, ma la sosterrei ugualmente con la forza della mia anima. Che cosa succede, Shu? Il vederti cadere esanime non riscatterà la vita degli ostaggi. Signor Shu! Io riesco a sentirlo. Kenshiro sta arrivando. Sei arrivato. Eccomi, Shu. Vengo a salvarti. Moccioso, se andrai ad aiutare Shu, io ucciderò tutti i bambini tenuti in ostaggio. Kenshiro! È compito mio portare un simile fardello! Questa pietra rappresenta la vita degli ostaggi. È il mio dolore per non aver impedito la scissione all'interno di Nanto. Tutta la mia sofferenza! No! Oh. Shu, il mausoleo del Sacro Imperatore sarà completo soltanto quando il tuo sangue di guerriero di Nanto fisserà la pietra che stai trasportando. E perché no? Souther. Però questo monumento per il Sacro Imperatore crollerà per mano del successore della Divina Scuola di Okuto. E questo è il destino di Nanto! Le stelle di Nanto non splenderanno mai come quella dell'Imperatore Celeste! Il colpo di grazia! Shu! Shu, resisti! Kenshiro, io lo vedo. Posso vedere il tuo volto? I tuoi occhi. Dio ha esaudito il mio desiderio di poter guardare ancora il tuo viso. Il sangue della mia stella, la stella della benevolenza, non si era sbagliato. Adesso non ho più rimpianti. Vai avanti. Non fermarti, Kenshiro. Apri la strada ad una nuova era. Io veglierò sempre su di te. Addio. Thank you.
Shu della Stella della Benevolenza. Souther, maledetto! Quando avrò finito di te non resterà un capello! Non resterà niente di te in questo mondo! Il tuo inutile latrato sarà testimone delle tue ultime volontà! Non ho bisogno di ostaggi. È giunta l'ora di porre fine ai contrasti tra Nanto e Okuto. Questa lunga scalinata simboleggia la tristezza di Shu. Percorrila tutta calpestando uno dopo l'altro ogni singolo gradino. Non serve che il sacro imperatore si sporchi le mani. Ma chi è stato? Lassù! A partire da ora, i due fratelli maggiori di Okuto non permetteranno che qualcuno intralci la sfida. Povero Souther. Le tue ambizioni di dominio verranno cancellate. Arrivate a proposito. Farò di voi tre del vostro sangue le fondamenta per il mio mausoleo. Kenshiro, maledetto, verrai sconfitto dal corpo che Dio ha donato al sacro imperatore Souther. Sarai sconfitto da me, qui, ora! La divina scuola di Okuto verrà annientata. No! Quella era la tecnica dell'airone bianco di Nanto. Ho desiderato ardentemente che il tuo corpo avesse almeno una ferita inferta con la tecnica di Shu. Però, ad ucciderti sarà il pugno di un mondo sprofondato nel caos. Okuto Shinken! Sei uno stolto! Okuto Shinken non ha alcun effetto su di me, il sacro imperatore! Coraggio! Vieni a colpirmi, Kenshiro! Avanti! Anche se i tuoi violenti attacchi riescono a far scorrere il mio sangue, non riuscirai comunque a interrompere il destino del sacro imperatore. I giochi terminano qui. Rinuncia, è tutto inutile. Il suo cuore. Non mi batterai. Muori, cretino! Rifiuti di andare incontro al tuo destino. Ti spedirò nella tomba prima dei tuoi fratelli maggiori! No, che abbia colpito il punto di pressione! Il battito cardiaco e il fluire del tuo sangue mi hanno permesso di capire il segreto! Che sciocchezze vai blaterando! La posizione del tuo cuore è invertita, al pari di quella dei punti segreti di pressione. È questo il tuo mistero. Ora che l'ho capito, sconfiggerti non sarà difficile. Degli
figlio del successore della divina scuola di Okuto. Sei stato bravo. Ma questo non significa certo che tu abbia scoperto tutti i miei segreti. Tecnica della felice di Nanto. Croce della felice volante! Di guardia della Fenice di Nanto. Il pugno dell'imperatore! La tecnica della Fenice di Nanto non ha guardie. Ogni avversario gli è inferiore, però all'apparire di un nemico di pari valore è necessario abbandonare ogni artificio e usare la tecnica che è l'orgoglio della stella dell'imperatore, la mia tecnica! Ti ringrazio per aver cominciato a prendermi sul serio. Più segrete dell'Okuto Shinken, la guardia distruzione del cielo. Le tecniche più occulte delle rispettive discipline. Non resta che attendere che le capacità individuali decidano l'esito della sfida. Anche i cieli si stanno agitando. Non è possibile, questa è grande. Kenshiro, la volta celeste non ha bisogno di due stelle polari. Le mie ali danzano nel cielo. Nessuno sarà mai in grado di spezzarle. Oggi calerà il sipario sui 1800 anni di storia della divina scuola di Okuto. Esiste soltanto una stella polare, l'imperatore celeste che brilla nei cieli e nella croce del sud. È la stella del comando di Salzar, il sacro imperatore. Questa, Kenshiro, è la tua fine! Tecnica segreta dell'Okuto Shinken. Attivazione della distruzione celeste! Cosa sta succedendo dietro alle sue spalle? L'attivazione della distruzione celeste colpisce i punti di pressione con lo spirito combattivo senza toccarli. La stella del comando è destinata a soccombere. Nonostante i miei punti segreti di pressione siano invertiti, non puoi conoscere la loro esatta posizione. L'armatura ti è stata strappata di dosso. Ma questi sono... Si vedono i suoi punti di pressione. Io sono l'uomo più potente della sacra scuola di Nanto! Non potrai mai sconfiggermi! Non è possibile riuscire a piazzare colpi mortali quando si sta affrontando il volo maestoso della Fenice di Nanto! No, le gambe! La Fenice ormai non potrà più volare. Le sono appena state spezzate le ali. Anche se le ali mi sono state spezzate, sono comunque il sacro imperatore Salzar, l'imperatore delle sei stelle di Nanto. Nessuna fuga, nessuna supplica, nessun ripensamento! L'imperatore non si tirerà indietro! La compassionevole fine del feroce volo di Okuto. Kenshiro ha appena usato la tua tecnica. Maledetto. Hai usato una tecnica che non provoca dolore. Ti stai dimostrando indulgente verso di me, anziché darmi una morte dolorosa. Ora riesco a capire perché quel giorno Shu ti ha salvato la vita. Ti ha affidato i suoi sentimenti.
Però la compassione è inutile! Io sono il sacro imperatore Sauzer! Non morirò per mano dell'Okuto Shenken! Le persone soffrono a causa dell'amore. Per questo ho indossato una maschera di crudeltà. Ma credo che tu probabilmente supererai anche queste sofferenze. Kenshiro, sono felice che il mio ultimo avversario sia stato tu. Guarda, Raul, i loro cuori si sono uniti. E la stella della benevolenza di Shun sta piangendo. Shun, amico mio. Da questo momento non avrai più ostacoli sul tuo cammino, ma ricorda, i cuori non si conquistano col terrore. No, ti sbagli. Non possiedo ancora il dominio assoluto. Poco fa l'ho compreso molto chiaramente. Finché non sconfiggerò te, Kenshiro, non potrò stringere il cielo nelle mie mani. La gente che mi sta intorno non fa che crearmi problemi. Io che sono sempre così gentile che... Partirai ancora, vero? Già. Cerca di non creare problemi a chi viaggia con te. Ma che diavolo stai insinuando? Senza di me gli altri non saprebbero neppure come andare avanti, chiaro? Linea al villaggio di Tokyo. Insomma, quanto chiacchieri, lo so bene. Allora sbrigati ad andare. Non ho tempo da perdere con te. Sì, sì, ho capito. Ciao, vecchia. Cerca di vivere a lungo. Bart, porta queste con te. Io non ho bisogno di cibo. Su, ora smettila. Darti le verdure che noi stessi abbiamo coltivato è come dirti che sei libero di tornare qui ogni volta che vorrai. Guarda, hai visto che abbiamo fatto di loro? Sono buoni, grazie. Ti ringrazio. Portali con te. Mamma. Sì, sono buone. Ce l'ha, papà. Reina! Che è successo? Non può essere. Toki, sei stato tu. Non ti ho salvata io. Raul ti ha riportato in vita con la terapia Mox sui punti di pressione. È stato Raul. E adesso dove si trova? Ha detto che ritornerà e che dovrai aspettarlo con fiducia nella terra degli Shura. Lui arriverà di certo. Queste sono parole di Raul. Reina, Sauzer è morto. Così come il tuo passato. Non permettere che il sangue sporchi ancora le tue mani. Per la prima volta Raul ha mostrato di provare misericordia. Ti stai sbagliando. Lui è sempre stato così fin dal passato. È sempre stato più forte di chiunque altro. E ha sempre dato prova di avere un cuore gentile. As-
Ascolta, Soga. È stata decisa la mia partenza verso le terre dell'Est. È una decisione del maestro Jukai. Partirai soltanto tu, Raul? No. Anche Toki e Kenshiro verranno con me. Andremo da un vecchio di nome Ryuken ad apprendere un kempo. Beati voi. Ti riferisci alle arti marziali? Non è quello. Mi riferivo al fatto che ve ne andate da questa terra. La nostra patria ormai è stremata dalla guerra. Ma ad est la situazione è tranquilla. Sono contento per te. Sai, Raul... Stammi bene a sentire. Non ti permetto di perdere la vita. Io diventerò più potente di chiunque altro. Un giorno ritornerò in questa terra devastata e riuscirò a proteggervi tutti. Lo prometto. Non ti devi preoccupare, Rai. Ci proteggerai tutti. Raul, sei in gamba. No, non sono in gamba. Io non sono in gamba proprio per niente. Questo ciondolo è per te, Reina. Io ritornerò, non dubitarne. È una promessa. Raul ha detto che non dovrai mai più separarti da questo. Get away.